allo specchio significa che dobbiamo amare chi si riflette nello specchio e non l'immagine, che spesso è una cosa che si tende a fare. Oltre allo specchio, amarsi dentro, è questo il messaggio che i giovani studenti aretini hanno voluto lanciare da Piazza San Jacopo nel giorno del Fiocco Lilla. Per sensibilizzare la popolazione e per aiutare anche a chiedere aiuto. Questo secondo me è un elemento importante, perché chiedere aiuto aiuta i genitori anche a trovare una risposta per la sofferenza dei figli e trova ai ragazzi anche poi una risposta adeguata. Il 15 marzo è la giornata dedicata ai disturbi dell'alimentazione, una patologia in continua crescita con un'età di esordio sempre più bassa. Le stime dicono che lo 0,7% della popolazione soffre di disturbi anoressici e l'1-2% di bulimia. Di questi il 70% sono persone giovani. La tendenza è all'abbassamento dell'età, interessa indubbiamente la fascia degli adolescenti in modo significativo e in modo sempre più importante rispetto alla sintomatologia. L'evento è stato organizzato per sensibilizzare giovani e adulti sul delicato tema da parte delle varie realtà del territorio aretino che si prendono cura della patologia. Campanelle d'allarme sono la sofferenza, quindi la tristezza, emozioni più intense del solito, comportamenti che prima un figlio non aveva, quindi un genitore sicuramente non è facile che un individuo studi, ma poi nel tempo può capire che suo figlio c'ha qualcosa di diverso. Gli alunni dell'indirizzo coreutico del liceo Piero della Francesca sulle note di tensione evolutiva hanno voluto lanciare il proprio messaggio. Fiocchetto Lilla, infine, vuole essere soprattutto un messaggio di speranza. Qui non si torna a vivere quando siamo guariti, ma si torna a vivere piano piano, e questo penso che sia un messaggio importante. Non aspettiamo il finale, ma iniziamo a vivere piano piano durante il percorso di cura.